È tornato all'Aquila Michele Campanella, uno dei pianisti italiani più noti, con i suoi 40 anni di successi nel panorama nazionale ed internazionale, per essere uno dei massimi interpreti delle pagine di Franz Liszt, il compositore ungherese più amato e studiato al mondo. In concerto presso l'auditorium della Guardia di Finanza, nell'ambito della 65esima stagione concertistica della Società Aquilana dei Concerti Barattelli, il maestro Campanella, in occasione del bicentenario della nascita di Liszt, dedica tutta l'attività artistica del 2011 come solista e direttore d'orchestra al maestro ungherese. Io ho dedicato molto lavoro a Liszt e quest'anno tiro le somme di questo lavoro e mi fa piacere di portare anche qui all'Aquila, dove ho portato tanti risultati del mio impegno, anche questo che è primario nella mia vita artistica. Michele Campanella ha senza dubbio un rapporto speciale con l'Aquila e con la Barattelli, che nel 2007 gli conferì il distintivo d'oro dell'ente. Il suo primo concerto all'Aquila risale al febbraio del 1970. Da allora Campanella si è esibito in almeno una ventina di concerti, fra recital e orchestre, fino al 16 novembre del 2008, data della sua ultima esibizione nell'Auditorium Nino Carloni al Castello Cinquecentesco, sala molto cara al maestro e ora inagibile. Come nasce questa passione? La passione per Liszt nasce in periodo adolescenziale. Avevo 14 anni quando ho letto i primi pezzi di Liszt e ho scoperto che la musica di Liszt rispondeva a delle esigenze mie personali, che in quel momento erano di compositori piuttosto che di interpreti. Cioè, la mia musica sembrava assomigliare a quella di Liszt. Di conseguenza ho sposato in pieno la causa di Liszt, ma in maniera assolutamente istintiva. Poi è venuto lo studio. Possiamo definirla un'affinità elettiva? Possiamo definirla esattamente un'affinità elettiva.